Benvenuti a ISE 2014, sono Antonio Zuglianello, sono responsabile per l'Italia e Sud Europa di Neck Display Solution Europe. Quest'anno abbiamo deciso di colorarci di rosso, ma di verde ieri e di arancio domani, per essere molto più visibili, molto più così chiari di fronte a tutti quanti. Le novità di quest'anno sono diverse, vi racconto le cose più veloci e interessanti. Prima di tutto il player. Abbiamo detto nei nostri monitor, nei nostri proiettori si può introdurre un player che può essere un PC oppure sono delle interfacce, l'HDSDI e vi dicendo per rendere scalabile i prodotti. Quest'anno abbiamo annunciato un player con piattaforma Android. Quindi uno può sviluppare il proprio applicativo software, precaricarlo e naturalmente questo è un oggetto che è molto più stabile rispetto a un PC tradizionale e con un costo nettamente inferiore. Quindi avete la vostra applicazione per elimina coda? Potete farlo con l'interfaccina Android e caricarlo. Avete il vostro software Digital Signage? Fate l'interfaccia Android, lo precaricate e via. Molto compatto, con un low cost e direi estremamente interessante. Questo è l'anno dei 4K, quindi come potevano mancare anche nello stand della NEC, in questo caso abbiamo l'80 pollici ma c'è anche il 65 pollici naturalmente e assieme alla risoluzione che sarà di fatto lo standard dai prossimi mesi in poi, NEC ha introdotto anche delle funzioni estremamente particolari e innovative, cioè abbiamo detto il display non può essere più un oggetto passivo ma deve essere anche lui un po' dinamico e abbiamo introdotto quelli che sono alcune funzioni tipo il sensore di presenza umana e il sensore di luminosità ce l'avevamo già. Il sensore di presenza umana è una cosa simpatica perché ci rende dinamico l'oggetto. Ipotizziamo di avvicinarci al monitor e il monitor automaticamente ci fa cambiare l'immagine, quindi basta che io introduco due segnali video differenti e automaticamente il monitor switcha da un'immagine a un'altra. Oppure mi avvicino al monitor e automaticamente il volume comincia a salire, altrimenti dà assolutamente fastidio, quindi è inutile. Oppure perché ci sono molte aree dove io ho il mio impianto di Digital Signage che non vengono utilizzate sempre e quindi i monitor vanno e sprecano energia e si rovinano anche loro con il tempo e questo è un peccato. Invece con questo sensore che abbiamo introdotto, quando io mi avvicino vicino al monitor, a quel punto lì il monitor comincia ad andare quindi a visualizzare l'immagine che interessa. Poi io passo e lui si spegne e questo serve naturalmente anche come risparmio energetico. Siamo nel mondo training, education, naturalmente i nuovi proiettori short, i nuovi dispositivi di interattività. In passato avevamo utilizzato un software di un certo tipo, ma adesso stiamo dirottando tutto quello che è l'interattività con DisplayNote. DisplayNote che è un software di collaborazione, quindi interattività del proiettore e collaborazione diventano un'unica cosa per noi. Tutte le varie funzioni ce le abbiamo naturalmente su un menu laterale e abbiamo anche il grande vantaggio di poter connettere direttamente il tablet al proiettore, quindi non ho neanche più bisogno di avere un PC che mi comanda le operazioni. L'insegnante può arrivare nella propria aula, connettersi in wireless direttamente con il proiettore, tutti i ragazzi connessi in wireless e parte la collaborazione. Collaborazione per noi significa che io posso avere tutte le informazioni scambiate con i ragazzi, sono multipiattaforma, quindi posso avere 3 ragazzi con Android, 4 con l'Apple, 2 con Windows, non mi interessa, tutti quanti collaboriamo. Posso lavorare anche in cloud, questo significa che ho un ragazzo che non sta bene quel giorno lì, automaticamente il ragazzo connesso in cloud via internet può ricevere le informazioni, la mia voce, i miei video, tutto quanto e anche tutto quanto direttamente sul suo tablet e tutto viene immagazzinato. Questo è un grande vantaggio. Questa applicazione naturalmente viene utilizzata sempre utilizzando DisplayNote e l'interattività di DisplayNote anche per le applicazioni di videoconferenza, quindi io ho il mio sistema di videoconferenza tradizionale, ma ancora una volta con DisplayNote ho la grande possibilità di condividere questi dati. Quello che io scrivo sulla lavagna qua ad Amsterdam, il collega che sta parlando con me in videoconferenza a Roma può vedere tutto quanto e può soprattutto ricevere in automatico tutte le note già scritte che io faccio qua
sul suo tablet a Roma. Naturalmente NEC, oltre ai proiettori, sta puntando molto anche su quelli che sono i display e monitor multitouch. Noi partiamo da 23 pollici multitouch fino ad arrivare adesso al 65 pollici. Sono tutte camera ottica, quindi anche dal punto di vista qualità sono superiori rispetto a quello che si trova normalmente sul mercato. E anche, diciamo, con i multitouch si può tranquillamente utilizzare DisplayNote. DisplayNote non è un software legato al marchio NEC, quindi noi possiamo utilizzare DisplayNote anche quando troviamo, ahimè, anche dei prodotti della concorrenza. Siamo nell'area control room, siamo nell'area della gestione delle immagini all'interno di un video wall, e in particolare vediamo 4 proiettori in stacking e blending, un 80 pollici, un video wall fatto con dei monitor ultra narrow. Noi possiamo giocare all'interno di tutti questi schermi differenti utilizzando appunto il single screen o il multiscreen o il video wall fatto con i proiettori, e giostrare l'immagine all'interno di questi wall in maniera estremamente semplice e fluida. Lo possiamo fare naturalmente con le soluzioni software di NEC, lo possiamo fare con estrema semplicità e estrema praticità. In particolare poi c'è questo concetto di questi nuovi proiettori che arriveranno e saranno disponibili circa marzo-aprile, dove vengono incrementate un po' le luminosità, vengono emessi processi automatici come quelli che sono anche lì i sensori di luminosità per cercare di risparmiare dove è possibile il consumo delle lampade, e poi hanno tutte le varie funzioni di blending e stacchi che erano già presenti nei proiettori precedenti. Quest'anno abbiamo pensato anche agli integratori, insomma, per risparmiargli o per salvargli un po' di tempo durante le varie installazioni, soprattutto nelle installazioni magari un po' più importanti dove ci sono diversi monitor da installare. Abbiamo introdotto il sensore NSFC che ci permette con un semplice telefono Android di configurare un monitor, poi caricare all'interno con l'app sul telefono, caricare la configurazione dello schermo e con quella fare una copia di questa configurazione su tutti gli altri schermi che sono spenti ma che dovranno essere installati. Inoltre, sempre la stessa app permette, in caso purtroppo ogni tanto succede, di guasto del monitor e quindi il monitor è spento, non funziona più, però magari il mio centro di assistenza mi chiede il numero di serie della macchina, di avvicinarmi di nuovo col telefono sullo schermo guasto, ma questo mi legge il numero di serie, mi dice le cose fondamentali del prodotto e a quel punto le posso comunicare al centro di assistenza. Quindi abbiamo cercato di pensare anche agli integratori per semplificargli la vita, abbiamo anche cercato di pensare all'utente, perché ogni tanto purtroppo succedono dei problemi, ma anche quello non deve essere un vero e grosso problema, dobbiamo cercare anche di semplificare questi piccoli passaggi.